ragazzi e bentornati. Oggi ci dedichiamo ad un tutorial. Ha detto che una decorazione per la nostra camera debba essere noiosa. Ora vediamo cosa fare. Maki, devo iniziare una creazione. Non penso si sposterà. D'accordo, Maki, stai pure qui. Ricicla del cartone. Prendi una penna. La penna deve essere contenuta all'interno di questo pezzo di cartone. Quindi mi raccomando, prendi un cartone che sia più largo della tua penna. Questo è perfetto, ma bisogna accorciarlo. E questo è lo sguardo di Maki che cerca di capire che cosa sto facendo. È un po' perplesso. Qui voglio andare a creare il paesaggio, quindi farò un segno. Mentre tutta questa parte deve contenere le mie penne, quindi altro segno. Tutta questa parte, caro Maki, è in eccesso, quindi andiamo a tagliarla. Tagliamo. È piuttosto duro. Taglia un altro pezzo di cartone identico a questo. Traccia quindi il contorno. Ed ora si taglia. Taglia lungo tutta la linea tracciata. Prendo questo pezzo appena tagliato e vado a misurare. Abbiamo detto che il portapenne sarà da qui a qui. Quindi con il mio bellissimo regalo amicetto vado a tracciare una linea. Ed ora si taglia. Nel frattempo è tornato Maki. Questa parte è dedicata al portapenne, mentre questa al nostro paesaggio. Questa parte dovrà essere più rialzata rispetto al portapenne, ma tutte le parti saranno comunque ben racchiuse. Dobbiamo tagliare due parti laterali. Prendi un pezzo di cartone e traccia una linea alla fine della tua struttura. Ora prendi la misura. Misura 7 e 7 centimetri e poi tira una linea. Anche Maki sembra aver capito. Ed ora taglia. Queste parti laterali quindi andranno di qua, messe così. Ma questa parte va rialzata, intanto Maki se ne va di nuovo. Quindi dobbiamo tagliare due striscioline di questa altezza, vediamo come fare. Saranno più o meno 4 centimetri. Prendi del cartone, misura la lunghezza, quindi così. Taglia. Ed ora misura 4 centimetri e altri 4. Taglia queste striscioline di 4 centimetri. Ed ora ne hai due. Scalda la colla a caldo perché ora ci divertiamo. Maki continua ad andare e venire, a quanto pare non mi vuole lasciare stare. Parlo proprio con te, bel musetto felino. Fai finta di nulla, eh? E con quella zampetta sembra proprio dirmi, Ali, smettila di creare. Piuttosto pensa a chi devi coccolare. Ma certo che ti coccolo, Maki. Ma ora scusami, molla la zampa. Dai. Vado ad incollare. Incolla questa strisciolina qui. Sul ritaglio più piccolo. Quindi il secondo ritaglio di cartone che hai fatto. Su quello più grande c'è il sederone di Maki, quindi non posso farvelo vedere. No. Sì, eccolo qui, ce l'ho fatta. Questo è il ritaglio più grande. Sopra abbiamo deciso di mettere questo. Quindi su questo incolla la strisciolina qui davanti, con la colla a caldo. Attenzione quindi che i micetti non si scottino. Maki, allontanati. E incollo. Infatti se n'è andato perché puzza un pochino la colla a caldo. Fatto questo, giriamo e incolla l'altro pezzettino, proprio qui. Passa la colla a caldo, appoggia e incolla. Ora rigira il tutto, incolla questo pezzo qui alla tua base, quindi incollalo così. Con la colla a caldo mi sono leggermente ustionata, per fortuna non stavo riprendendo. Ora attacco le due striscioline qui ai laterali, quindi andrò a mettere la colla lungo tutto questo contorno in modo da incollare qui una strisciolina e di qua l'altra. E sarà meglio che non riprenda il passaggio con la colla a caldo perché rischio davvero di scottarmi. Ci siamo! Abbiamo la struttura base, sta prendendo forma. Con i lamenti di Maki in sottofondo, ma non so che cosa abbia, le ciotole piene di cibo, penso sia solo viziato, vuole coccole. Carissimo, carissimo Maki, vieni con me, dai. Ora conviene rivestire prima di chiudere questa parte, quindi
prendi del cartoncino colorato, io scelgo questo fucsia, ma può essere sostituito con gomma crepla, feltro oppure addirittura con la pittura. Prendi la misura. Taglia quindi il pezzo che ti serve. Vai ad incollare sulla base. Dipingi ora le pareti. Io scelgo dalla pittura acrilica bianca e dipingo ovunque, tranne questa parte. E ma chi è di nuovo qui? Non riesci a stare lontano da me, ammettilo Maki, ma no, non puoi toccare la pittura. Rivesti ora questa parte con della gomma crepla glitterata verde, Maki, non mi annusare. Prendi ora un'altra strisciolina di cartone, incollala qui davanti. Deve essere un po' più bassa rispetto a questa parete. Ed ora dipingiamo di bianco, sia all'esterno che all'interno. Taglia la sagoma di una staccionata. Vai a tracciare tutto il contorno, fanne un bel po'. E qui ci sono un po' di peli di Maki, ma è normale. Fatta la staccionata, vai ad incollare. Metti la colla e appoggia. Questo lo andiamo ad appoggiare proprio all'angolo. Vado ad incollarli un po' distanziati, in questo modo. Ora mettiamo la staccionata anche qui. 2, 3, 4 e continuiamo fino alla fine. Perfetto! Incolla questo pezzo di cartone qui dietro, in modo da avere questa parte più alta qui. Ed ora dipingi tutta questa parte. Prendi ora una strisciolina verde glitterata. Anche qui dobbiamo fare una base contenitiva, ma questa simulerà l'erba. Taglia con una forbice dei piccoli triangoli. Metto la colla, soprattutto alla base. Ed ora incollo. Perfetto! No, Maki, non è vera erbetta. A quanto pare è riuscito così bene che ho ingannato anche Maki. E prendo delle cannucce, ma Maki è davanti alla fotocamera. Maki, spostati! Non vedono nulla se sei in mezzo. No, non sono per te. Beh, vabbè, dai, prendine pure una. Quale vuoi? Quella verde? Non tutte. Ebbene, mentre Maki mi ruba la cannuccia... Ma l'hai portata sul tappeto, ma non è che ti fa male, Maki? No! E dicevamo, scegliamo dei colori. Scelgo il viola. Vado ad incollarle qui. Ed ora devo tagliare alla stessa altezza. Più o meno. Prendi un nastro o un filo e vallo a legare attorno alle cannucce. E di qua. Taglia delle striscioline gialle ed incollale lungo tutti i bordi. Passa quindi la colla su tutti i bordi, anche qui negli angoli, perché come vedete non è perfetto. La strisciolina aiuta a camuffare. Ho messo le striscioline, ma Maki è tornato e vuole rubare le cannucce. No, Maki, basta. Ma non è possibile, Maki, basta. E tra l'altro l'hai tutta ciucciata. Sono stata dai cinesi e ho trovato della sabbia colorata. Questa è profumata, ma in realtà non serve che sia profumata. Ma che sembra quasi la tua lettiera. Hai visto? E la andiamo a versare. Che profumo! Ma è profumatissima, Maki! Ora qui abbiamo la nostra sabbia. Ma ci servirà un rastrello, qualcosa, per spostarla. Perché è molto rilassante. Potrebbe essere definito quasi un giardino zen, d'accordo, non voglio esagerare, ma più o meno, dai, ci siamo. Prendo un pezzo di cannuccia, quello che ho avanzato prima. Mi piace questa parte perché se vogliamo la possiamo allungare, altrimenti la teniamo più corta. Prendo un pezzo di cartone. Devo incollare la cannuccia al centro. Taglia ora 4 pezzettini da incollare qui. Incolla all'altra estremità. Qui. E qui. Ed ora va dipinto, ma prima proviamolo. Funziona! Abbiamo il nostro giardino zen rilassante, ma rendiamolo più bello. Serve una piscina con dell'acqua. Prendo un semplice coperchio, lo inserisco qui. Aiutiamoci con il nostro rastrellino. Creiamo l'ambiente perfetto. Ed ora qui mettiamo dell'acqua limpida e trasparente. È una meraviglia! Ma tutto questo serve per abbellire la nostra scrivania. Ci servono dei post-it o cartoncini colorati e
bollette per ufficio o scuola. Andiamo a stendere i post-it. Perfetto, già un po' più di colore. Qui intanto posso mettere una forbice, pennarelli, penna, temperino. Questo è il nostro portapenne da scrivania. Chi l'ha detto che un portapenne debba essere noioso? Ci si può anche rilassare. Qui possiamo mettere delle indicazioni, delle frecce. In realtà sono dei post-it, segnapagina. Cogliamo il retro. Lo mettiamo qui. Sul primo potremmo scrivere un messaggio. Stampiamo quindi una frase motivazionale. Incollo follow your dream. Insegui i tuoi sogni. Ma ora mi è venuta un'idea. Ma chi è stato con noi tutto questo tempo? Beh, perché non fare una cosa in suo onore? Poverino. Con un pennarello o della pittura vai a colorare la superficie di nero. Beh, scegli qualsiasi colore ti piaccia. Rifinisci poi il tutto con delle striscioline nere. Taglia due triangoli ed incollali qui. Taglia dei baffetti da incollare qui e di qua. E qui sopra incolliamo la sua coda. Ora sì che Maki sarà contento. Per di più non sembra che questo micetto ci stia guardando nascosto dietro all'erba. In realtà non è un micetto. È solo la nostra paletta. Ed ecco qui la nostra piccolissima scrivania antistress. Con il piccolo giardino zen con annesso micetto. Ed ora vi è piaciuto questo tutorial? Se sì, lasciate un pollice in su. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E seguitemi su tutti i miei social, sono sempre AliCrafty. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!